Buongiorno, innanzitutto saluti al sindaco, al commissario Legnini, a tutte le autorità. Per noi è un onore poter oggi presentare i risultati del progetto iniziato con il documento direttore che oggi si presenta nella forma di un piano attuativo per la ricostruzione. Il territorio che abbiamo osservato è un territorio ampio, sono quasi 100 chilometri quadrati, con sette frazioni, una popolazione che prima del sisma era circa di 1200 abitanti, oggi di 400, 421 abitanti. Abbiamo scelto di fare un lavoro accurato che è stato anticipato, come vi sarà raccontato a breve, da una serie di incontri con la popolazione che hanno cercato frazione per frazione di individuare le problematiche, le criticità e anche le esigenze, le domande stesse dei cittadini. Naturalmente siamo partiti da una valutazione generale che portava a farci come dire, conoscere una situazione drammatica, nel senso che il sisma ha di fatto reso inagibile, seppur con lieve variazioni, di fatto il 90% degli edifici esistenti, e questo naturalmente ci ha portato a un lavoro che è stato prima di tutto un lavoro che aveva come grande presupposto la messa in sicurezza del territorio. Si ricostruisce, si interviene, si recupera laddove ci sono le condizioni totali per la sicurezza dell'abitare. Abbiamo poi naturalmente cercato di introdurre però anche delle tecnologie, delle modalità innovative per pensare agli insediamenti, sia a quelli da recuperare che da ricostruire, che a quelli da delocalizzare. E questo ci ha portato a fare un lavoro molto attento, come vi verrà raccontato, anche sulle singole tipologie, sui loro materiali. Naturalmente il tema fondamentale di questo tipo di lavoro è di lavorare sugli aggregati, capire quali aggregati possono essere ricostruiti come sono, quali aggregati invece sono da delocalizzare, con quale composizione tra di loro, con che tipo di intervento dal punto di vista dell'infrastruttura territoriale dei terrazzamenti, con quel tipo di intervento anche dal punto di vista della sequenza dei corpi di fabbrica, pensando che il territorio è un territorio orograficamente molto, molto complesso. Dei sette casi, naturalmente quello forse più significativo, naturalmente perché è stato colpito in maniera tragica dal sisma, è il caso di Pescara del Tronto. Anche qui il lavoro è stato fatto a contatto con la popolazione, con le esigenze, con le domande espresse. È stata proposta una delocalizzazione nell'area delle cave, che è un'area prossima al sito storico di Pescara, ed una seconda delocalizzazione a Piedilama. Nel caso della prima delocalizzazione, il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro molto attento a cercare di ricostruire la vera natura del borgo di Pescara, cioè la natura di un borgo che era basato su un sistema di aggregati in grande densità e continuità, con un affaccio straordinario sul paesaggio. Questa è stata un po' la preoccupazione che ci ha seguito, grazie a un continuo scambio di opinioni con l'amministrazione comunale e con gli uffici tecnici, che ci ha portato anche a riconoscere le unità mobiliari e gli aggregati, secondo una logica che è una logica di ascolto e di ricostruzione davvero delle relazioni che preesistevano prima del sisma, seppur trasportate in un insediamento del tutto nuovo. L'idea complessiva per Pescara del Tronto è in realtà l'idea che abbiamo poi cercato di portare avanti in tutti gli interventi sulle frazioni, cioè quella di non inseguire per forza di cose la ricostruzione delle configurazioni seguendo un concetto di identicità, esattamente come erano prima, nello stesso luogo, con gli stessi materiali, con le stesse forme, anche perché la messa in sicurezza ci porta oggi a capire che questa idea è utopica, se non impossibile. Abbiamo però cercato di ricostruire gli spazi, le relazioni autentiche che nel luogo c'erano, e da questo punto di vista il lavoro è stato un lavoro soprattutto di ascolto all'interpretazione delle domande che venivano dalle popolazioni insediate sul territorio. Quindi voglio solo concludere dicendo che è stata un'esperienza straordinaria. Siamo molto contenti che oggi
si presentino queste idee in una fase di adozione, poi ci sarà una fase naturalmente di ascolto, di consigli, di commenti, di controdeduzione delle popolazioni. Noi siamo a disposizione e grazie ancora per l'attenzione.